Sei in Abruzzo, questa è una puntata dedicata alla sicurezza, quindi a tutte le misure contro la criminalità. Parliamo dell'area metropolitana Chieti-Pescara e iniziamo presentando subito gli ospiti. Iniziamo dal questore di Pescara, Paolo Passamonti, benvenuto. Accanto a lui il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, benvenuto. Grazie, Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, benvenuto buonasera. anche a lei. E Grazie. anche il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo parlando di un caso che è quello ovviamente dell'appuntamento più importante. Si inizia da quello che sarà l'8 dicembre, l'inizio del giubileo, se ne è parlato anche a livello nazionale. Parlavamo poco fa proprio delle misure che sono state adottate e ne parlavamo proprio con il questore. La notizia è quella della presenza dei militari all'aeroporto di Pescara. Qualcuno si è allarmato dicendo che è un obiettivo sensibile? Ma, gli obiettivi sensibili in questa fase sono un po' tutti. Noi non abbiamo un'identificazione degli obiettivi in maniera specifica, perché se guardiamo quello che è avvenuto in Francia, si fanno i posti fissi in aeroporto, in stazione, nei luoghi di assembramento più importanti, centri commerciali. Poi hanno fatto irruzione in dei ristoranti, una sala da ballo dove c'era un concerto, una discoteca, quindi in una terrazza ristorante, quindi è difficile identificabile in questo momento. Noi continuiamo a fare quello che sappiamo fare, cioè mettere il personale in quei luoghi in cui sicuramente c'è maggiore affluenza di gente. L'aeroporto è un aeroporto di Pescara, è un aeroporto internazionale, con voli che vanno a Londra, a Charleroi, a Parigi, a Francoforte, eccetera, eccetera. Questo significa che è un luogo che dobbiamo attenzionare sin da subito. Noi, come Polizia di Stato, in sede di comitato, poi si è deciso di avere una vigilanza rinforzata, infatti io ho sul posto e i cani antiesplosivo e gli artificieri. Il fatto che poi il Ministero, quindi il Dipartimento, d'accordo con lo Stato Maggiore Esercito, abbia incrementato il personale da dislocare sul territorio nazionale in alcuni centri, quali gli aeroporti, le frontiere marittime e aeree, quindi ci ha dato una mano sicuramente, ci permette di avere più personale sul posto. Un'altra delle notizie, e questa è proprio attuale di qualche ora fa, è stata quella di alcuni rifugiati presso un hotel di Montorio. Qui siamo sul Teramano. Secondo quelle che sono state ovviamente le notizie riferite, ci sarebbero dei documenti su 29 decreti di perquisizione di altrettanti immigrati, 19 dei quali avevano documenti falsi. Fatto anomalo questo per chi arriva in Italia, chiede e ottiene lo status di rifugiato politico e che quindi avevano il permesso provvisorio della questura. Spieghiamo per i non addetti ai lavori, fatto anomalo che avessero dei documenti che non rispettavano in realtà l'identità. Il dubbio, il sospetto qual è? Beh, normalmente adesso questi ci sono delle organizzazioni che rilasciano i documenti falsi e lo fanno per potersi muovere meglio sul territorio, soprattutto se durante il tragitto dal loro paese, passando per la Libia, per cui hanno perso, hanno distrutto apposta i documenti per non essere identificabili, a volte per cambiare identità. Perché noi abbiamo preso la settimana scorsa in un posto di blocco proprio un albanese che avevamo espulso qualche anno fa e è tornato con altri documenti. Però la parte importante di questo discorso è l'identificazione non del documento, quanto delle impronte. È una cosa a cui qui a Pescara abbiamo sempre tenuto. E nel momento in cui arrivano li identifichiamo tutti in quel modo, poi possono dare qualsiasi nome e cognome, può essere vero o falso, però abbiamo un dato certo che è il dato delle impronte digitali. Quando si parla ovviamente di immigrati, ci sono state diverse battaglie sul territorio abruzzese, una delle quali ha visto protagonista proprio il sindaco di Chieti, perché dovevano essere ospitati un cospicuo numero di immigrati, si era trovata anche una zona per poterli ospitare e poi il sindaco ha detto no, io non do questo permesso. Ma non ero io che dovevo dare il permesso in realtà, io ho protestato contro quella scelta che era quella di mettere i migranti all'interno di una struttura pubblica in pieno centro storico, contigua ad una scuola elementare. A Chieti vengono ospitati normalmente in strutture private, vengono controllati dalla polizia che stenta però a tenerli dentro perché, il questore lo sa, non hanno possibilità di rinchiuderli nei luoghi in cui essi si trovano, ma hanno libertà di movimento ovviamente queste persone. Il problema più grave è che non sempre si riesce
ad identificarli tutti, perché sfuggono alla identificazione per evitare poi di dover chiedere il permesso di soggiorno in Italia o di chiedere asilo politico in Italia. Spesso loro hanno obiettivi nel nord Europa e quindi si sottraggono a questa norma che esiste, che forse andrebbe rivista, che è quella della possibilità di richiedere asilo laddove si viene identificati. Il mio no era legato però al fatto che ritenevo assolutamente non giusto, non possibile che queste persone fossero ospitate in una struttura che oggi ospita ancora anziani e persone con menomazioni psicofisiche, e mettere lì 30 immigrati mi sembrava una cosa veramente fuori da ogni logica. Invece Montesilvano, sindaco Maragno, si può considerare anche una città multietnica in particolare? Beh, Montesilvano da diversi anni a questa parte, complice anche lo sviluppo urbanistico della città, i bassi costi degli appartamenti, è diventata sede di ubicazione ordinaria di diversi extracomunitari. Diciamo che grossi problemi non ce ne sono mai stati a livello di tolleranza da parte dei cittadini montesilvanesi. Ovviamente anche noi abbiamo le nostre problematiche, perché è un territorio molto vasto, parliamo di 24 km quadrati, una popolazione residente di quasi 54.000 unità che durante il periodo estivo raggiunge presenza intorno ai 100.000 alle 100.000 unità, con delle forze e degli operatori di polizia probabilmente sottostimati e sottodimensionati rispetto alle esigenze del territorio. Questo non significa che possiamo stare tranquilli, anzi dobbiamo tutti quanti lavorare, continuare a lavorare, a chiedere il rinforzo delle strutture. Noi a Montesilvano abbiamo solamente la struttura dei carabinieri che è vigile e attiva 24 ore su 24, in quanto la struttura della Polizia Municipale, essendo dimensionata, non riesce a svolgere il turno notturno, quindi questa è una grossa carenza. Quindi dobbiamo lavorare, lo stiamo facendo, chiedendo i rinforzi almeno della struttura dei carabinieri, o in alternativa il potenziamento e quindi l'implementazione 365 giorni all'anno del posto fisso di polizia. Pescara invece il quadro è un po' più ampio, perché da un lato si è parlato per molto tempo del mercato dei senegalesi, quindi anche lì si parla di una comunità multietnica veramente integrata, c'è anche quelli che sono i loro luoghi di culto, è una convivenza che fino ad oggi non ha mai dato problemi sotto questo punto di vista, poi ovviamente le critiche sono state mosse ad altro. Pescara nel suo DNA l'accoglienza, che probabilmente è frutto anche del dato storico e geografico, una città di mare di per quasi naturalmente un luogo di incontri. Pescara, insomma, chi la studia dal punto di vista sociologico la definisce una città snodo in cui è facile arrivare e da cui è facile partire. Certamente anche Pescara non è esente dal fenomeno tipico del nostro tempo della grande migrazione. Lei accennava ad un ambito, quello del mercato etnico, che da oltre 20 anni rappresenta un problema per questa comunità cittadina. Un mercato etnico che dall'attuale ubicazione dovrà, diciamo, muoversi, in quanto non vi sono i necessari requisiti di sicurezza e anche di salubrità. E abbiamo individuato una soluzione alternativa sempre nel plesso ferroviario, in quello che attualmente è un sottopasso chiuso della stazione, il terzo, diciamo, da nord verso sud percorrendo via Ferrari, con l'idea che lì si possa, in questo tunnel di 90 metri per 20, immaginare una galleria espositiva in cui naturalmente non si potranno ripetere i fenomeni in corso, cioè di una palese, evidente illegalità, perché se io voglio comprare delle Nike false piuttosto che qualunque altra marca di scarpe so dove andare, questo evidentemente non è possibile, e l'idea che noi abbiamo è di un mercato in cui le regole debbano valere per tutti. Ci piace pensare a un mercato che sia etnico da un lato, ma anche dell'integrazione dall'altro, visto che c'è bisogno di questi due elementi, specie in considerazione dello spirito dei tempi, perché lo spirito dei tempi noi non possiamo non confrontarci con i grandi fenomeni migratori che sono tipici di questi anni. Moltitudini di gente che fuggono da guerre, carestie, siccità e cose di questo tipo, che transitano in Italia, che sovente viene qualificato come una sorta di hub del Mediterraneo, cioè un luogo da cui poi partire verso ulteriori destinazioni europee, però è chiaro che è una sfida che riguarda un po' tutti, a cominciare dagli amministratori pubblici.
Ogni territorio poi stila quella che è un po' la classifica delle priorità anche dal punto di vista della criminalità. Ultimamente si parla molto dei furti e questo accomuna un po' tutte le province. Quando si parla di Pescara, e qui mettiamo Pescara e Montesilvano, da un lato su Montesilvano si parla molto spesso del fenomeno della prostituzione, poi abbiamo parlato di quello dello spaccio. Pescara ha diverse difficoltà perché ad esempio la notizia è quella nelle prime ore del mattino del blitz a Rancitelli. C'è da un lato la criminalità, poi c'è anche il bullismo, che è un po' una cosa che non ha una localizzazione precisa, perché in questo caso possono essere dei giovani, non è ben specificato dove si muovono. Convivono tante diverse forme di criminalità. Secondo lei Pescara adesso, perché voi ovviamente ogni anno stilate un resoconto, l'anno scorso è stato detto sono diminuiti i crimini, c'è più sicurezza, però si avverte un nuovo fenomeno, e così voi analizzate sempre quello che succede sul territorio. E in questo anno che si sta per concludere, cambia qualcosa? C'è qualcosa su cui si punta di più l'attenzione? Guardi, la nostra attenzione è tesa a far sì che la città sia sempre più sicura. E lo stesso discorso vale per Montesilvano, perché la questura ormai ha delle propaggini quasi quotidiane e fisse su Montesilvano, dove mandiamo la quarta volante. E riusciamo a produrre, a mettere sul territorio nel corso dell'intera giornata dalle 4 alle 5 pattuglie al giorno nelle 6 ore, per cui moltiplicate per i 4 quadranti, integrandoci con l'arma dei carabinieri. Quindi noi consideriamo Pescara e Montesilvano quasi un tutt'uno, perché le radiomobili dei carabinieri e la nostra volante in più su Montesilvano quindi raddoppiano la presenza delle macchine sul territorio. In più, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine, in alcuni quadranti, soprattutto fino al 19.1, quindi fino a notte inoltrata, arriviamo ad avere pure 8-9 macchine a turno, quindi è un dato notevole per la città di Pescara. Tenendo presente che poi nelle ore notturne, se uno esce a Pescara alle 23, da una parte all'altra della città ci va in un minuto, non è come il giorno che si creano grossi problemi, quindi la movimentazione delle macchine è notevole. Io devo rispondere a questo problema dei furti, c'è fatta una campagna stampa negli ultimi giorni veramente notevole. Dal mio punto di vista, purtroppo inesatta, crea soltanto un allarme sociale fuori luogo. Poi non è soltanto la città di Pescara, qui abbiamo fatto un comitato 2 giorni fa con la presenza del sindaco Alessandrini e per un comune della provincia, dove si sono allarmati e volevano fare le ronde per 2 furti avuti in una notte. Cioè, stiamo parlando di 2 furti in una notte in un calo generalizzato dei reati nel corso di tutto l'anno. Un altro comune mi ha scritto su una pagina Facebook, non faccio i nomi proprio per non dare pubblicità tanto all'evento, dicendo che non si vive più i reati, i furti, e quindi l'unica cosa che facciamo, prendiamo i dati ufficiali raffrontandoli anno per anno, e abbiamo un calo del 10% dei furti rispetto allo scorso anno. Io faccio un quadro un pochettino più approfondito. Nel 2010, quando sono arrivato, i reati in provincia di Pescara erano 16.544. Da quel momento c'è stato un innalzamento, purtroppo, e siamo arrivati nel 2013 a quasi 18.000 reati, che è un numero eccezionale per la città di Pescara, 2.000 reati per la provincia di Pescara. In questo anno, che forse è l'anno, si tornerà ai valori del 2010. Quindi con una diminuzione dei reati in genere da tutte le parti e dei furti in abitazione. Quindi è un dato, ma da cosa viene fuori per questo dato? Dall'impegno che si sta facendo sul territorio da parte di tutte le forze dell'ordine. Non scordiamoci, i carabinieri ieri mattina hanno eseguito 9 ordini di custodia cautelare, penso abbiano fatto la conferenza stampa oggi, mi sembra, per furti in abitazione di cassaforti fatte da rumeni. Noi faremo una conferenza stampa domani per degli arresti che sono stati fatti oggi, che sono nel settore sempre della criminalità, dei delitti contro le persone e contro il patrimonio. Stiamo lavorando tantissimo, ma veramente stiamo raggiungendo tutto quello che dovevamo raggiungere. Capisco che la sensazione di insicurezza, purtroppo fatta dalle notizie che circolano, creano allarme, però i dati di fatto sono questi. A Pescara la criminalità abbiamo truffatori, furti, spaccio di droga, tutti fenomeni già ampiamente conosciuti, sono persone, soggetti che riarrestiamo fin quando non si arriva poi alla pena
conclusiva, perché purtroppo la fase definitiva non avviene nell'immediatezza, ma avviene a distanza di anni. Io, la mia squadra mobile recentemente ha fatto 2 arresti, la cosa mi ha colpito parecchio, perché 2 persone devono scontare una 14 e una 15 anni, ma non per un reato da 15 anni, per una serie di cumuli di pene che arriva a scontare 15 anni di carcere, che è un'enormità. Se avesse scontato prima la pena, molto probabilmente non avrebbe commesso altri reati. Questo è il quadro. Ha parlato di truffe e noi adesso ci spostiamo a Chieti, perché proprio ieri il Comando Provinciale dei Carabinieri ha portato in evidenza un numero che sono i casi in cui sono stati truffati quelli che vengono considerati la categoria più debole, insomma più a rischio, cioè gli anziani. Hanno pubblicato una serie di attenzioni, un decalogo proprio per evitare, perché si chiamano piccoli reati, però in realtà è nel tessuto territoriale hanno insomma una grossa fetta. Hanno raccontato quali sono le modalità delle truffe che ultimamente si contano di più, quelle che in particolare lasciano insomma, confondono anche gli anziani, e hanno dato quelle che sono delle regole per evitare di incorrere in queste truffe. Vediamo. Sedicenti incaricati dell'INPS, tecnici dell'Enel, dell'Italgas, ispettori della Banca d'Italia che chiedono di controllare banconote, valori, buoni postali e poi estranei che entrano in casa chiedendo aiuto per qualcosa e intanto tengono occupata la vittima mentre qualcuno di nascosto entra e li deruba. Sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai truffatori nei confronti degli anziani. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti stila un decalogo per difendersi dai malintenzionati, annunciando una regola che vale sempre. Non bisogna aprire la porta di casa agli sconosciuti, non abbiamo il dovere giuridico di far entrare delle persone a casa nostra per qualsivoglia motivo, solo forze dell'ordine in uniforme possono entrare all'interno delle nostre abitazioni. Non far entrare nessuno in casa, mai. Nessuno ha il dovere di farlo, neanche se si qualificano come forze dell'ordine. È possibile infatti soddisfare la richiesta della sedicente forza dell'ordine in caserma. È molto difficile reperire un'uniforme completa da poliziotto, da finanziere o da carabiniere. Laddove riescano a reperire queste uniformi si dedicano a crimini ben più gravi di quelli di cui stiamo parlando. Probabilmente qualcuno in borghese potrebbe chiedere di entrare in casa. In quel caso ripeto quello che già ho detto, cioè non si ha il dovere giuridico di far entrare delle persone che anche mostrando tesserini falsi, anche facendo tutto quello che vogliono, però comunque non siano vestiti in uniforme. 72 casi registrati in provincia di Chieti, il più comune è il furto in casa adoperato con l'utilizzo di un complice. Inoltre le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare la presenza di persone sospette o di automobili che compiono strane permanenze o giri ripetuti nella stessa zona. I soggetti più o meno sono sempre gli stessi, una categoria a rischio sono quella degli anziani che, avendo del tempo a disposizione, magari avendo voglia di colloquiare con delle persone, aprono più spesso la porta degli altri, anzi aprono quasi sempre la porta di casa agli sconosciuti. Sindaco, questa è soltanto una fetta, poi in realtà se lei dovesse parlare di quella che è la configurazione di Chieti, quali sono le attività criminali più diffuse? Ma guardi, io intanto le declasserei in modo da non allarmare noi per primi nessuno. Attività criminali non ce ne sono. C'è il fenomeno dei reati predatori, quelli presso gli appartamenti, ma non riguardano la città di Chieti, lo ricordava prima il questore, riguardano un po' l'intero Abruzzo, ma ciò nonostante sono in diminuzione. C'è un allarmismo, forse eccessivo, che fa percepire sempre di meno la sicurezza in una regione che non ha numeri da richiedere interventi straordinari. È una regione dove si vive in modo tranquillo, dove i reati sono per davvero statisticamente bassi. Questo però, è chiaro, aumenta la percezione di insicurezza e quindi richiede che le forze dell'ordine facciano di più. Ad onore del vero dobbiamo riscontrare però che poi, numeri alla mano, forze dell'ordine tutte, cioè carabinieri, polizia e guardia di finanza, con la stessa polizia municipale dei comuni, riesce a tenere i fenomeni malavitosi ben sotto controllo. Quali sono però quelli che avvertiamo di più, quelli che avvertono di più i cittadini? Indubbiamente c'è il fenomeno delle truffe.
il fenomeno delle truffe in particolare nei confronti degli anziani, ma c'è anche un fenomeno che è per davvero ormai dilagante, questo sì, che è quello dei danneggiamenti nei confronti dei beni pubblici, cioè atti di vandalismo, atti che riguardano non soltanto le strutture pubbliche ma anche quelle private. Guardi, c'è uno studio fatto alcuni anni fa in America, ma questo è contenuto anche nel DDL sicurezza allo studio del governo e che poi andrà in Parlamento. La sicurezza urbana oggi non è più intesa soltanto come quella che classicamente veniva affidata alla tutela delle forze dell'ordine, cioè codice penale, e quindi automaticamente la violazione del codice corrisponde ad un reato. Oggi per sicurezza urbana si intende finalmente tutto ciò che è all'interno di una città, in termini di qualità della vita. E nella qualità della vita c'è anche il diritto di non vedere violati i propri diritti, dall'abitazione al patrimonio alla persona. E ancor più devo dire, e qui riferimento allo studio fatto alcuni anni fa in America, la qualità che noi offriamo delle nostre città fa diminuire di molto la possibilità che ci siano reati. Faccio un esempio sciocco, che spesso capita a noi sindaci almeno, che non corrisponde per davvero e in modo scientifico alla eliminazione del reato, della possibilità di far commettere un reato, ma la percezione è quella, cioè se in una strada non c'è una sufficiente illuminazione, il cittadino che abita in quella strada si sente insicuro e ritiene che basti un lampione per quantomeno diminuire la possibilità che lui venga aggredito nella propria abitazione. Rendere le città decorose sotto il profilo urbano, cioè in ordine, con la segnaletica a posto, con le strade a posto, con i muri a posto, dico cose che andrebbero contro i sindaci in questo momento perché non abbiamo mezzi per fare tutto quello che sto dicendo, però avere la cultura della dignità e del decoro urbano aiuta e scoraggia coloro che invece in una situazione di degrado farebbero, come dire, crescere facilmente quelle azioni che sono in modo speciale quelli contro il patrimonio. E allora, se devo dirla tutta, l'idea della sicurezza urbana integrata, cioè un forte rapporto tra le istituzioni, gli enti locali, i governi locali e le forze di polizia, il nuovo modello di comitato provinciale che dovrà agire in specie nelle città metropolitane, ma anche nelle altre realtà che non vedono la presenza di città metropolitane come il nostro Abruzzo, anche lì il nuovo modello di interazione tra i governi locali, quindi i comuni e le forze di polizia coordinate dal prefetto, i nuovi poteri che avrà il sindaco con il nuovo disegno di legge, quindi con una legge sulla sicurezza urbana, che vanno dalla possibilità di impedire l'accesso in alcuni luoghi pubblici, una sorta di DASPO fatta dal sindaco nei confronti di chi è stato autore di danneggiamenti, piuttosto di chi ha avuto comportamenti in luoghi pubblici che hanno arrecato fastidio alle persone che volevano vivere serenamente quel luogo, immagino un giardino pubblico. Ecco, questo credo che ci aiuterà, senza trasformare, badando sempre alle degenerazioni che possono esserci, ma ci aiuterà ad avere noi sindaci un maggior controllo del territorio, le forze dell'ordine ad avere qualcuno che le aiuti nello svolgere il gravoso compito loro assegnato. Tra mancanza di fondi, scarsezza di personale, loro vivono gli stessi disagi che vive un sindaco oggi. Quindi tutto questo io credo che possa essere ricondotto, per quello che ci riguarda, ad una logica che è quella futura di un nuovo modello di gestione della sicurezza urbana. Noi ci mettiamo da parte nostra la voglia, la volontà e anche i progetti che poi devono essere finanziati per rendere le nostre città sempre più decorose. Avremmo bisogno di avere strumenti diversi per quanto riguarda la gestione della polizia municipale, che oggi è una battaglia che sto facendo a livello nazionale. Hanno lo stesso contratto che ha la mia segretaria, cioè il mio vigile urbano, di Montesilvano piuttosto che quello di Pescara, ha lo stesso contratto che ha l'amministrativo di quel comune. Questo cosa vuol dire? Che intanto il vigile urbano noi lo armiamo, intanto lo dotiamo di una qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, intanto gli mettiamo addosso una divisa, intanto gli chiediamo di fare ordine pubblico al di là del traffico, no, ma gli chiediamo anche di fare ordine pubblico davanti allo stadio piuttosto che ad una manifestazione.
Gli chiediamo di tornare il sabato e la domenica, cosa che non succede per gli altri dipendenti. Beh, se vogliamo questo, se vogliamo pretendere poi da loro che, che siano per davvero inquadrati in quel sistema integrato di sicurezza urbana, dobbiamo anche dotarli di strumenti idonei. Allora, noi abbiamo parlato adesso di decoro urbano, di strade illuminate, praticamente ci ha servito una cosa che è un convegno fatto da Montesilvano, è un progetto, perciò ne parliamo e ci spostiamo a Montesilvano, prima un po' di pubblicità, tra poco. Continuiamo a parlare di sicurezza di città e anche di quelle che sono le misure per la sicurezza. Ora andiamo a Montesilvano perché proprio questa settimana si è parlato di un progetto che si chiama Occhi su Montesilvano. L'idea è quella di controllare, monitorare e dare più percezione della sicurezza, ma in particolare sono state adoperate delle misure proprio per evitare quello che diceva il sindaco di Chieti, ovvero il danneggiamento. Tutto nasce da, da un lato alcuni gesti vandalici, dall'altro si va a rendere più sicura una parte di Montesilvano proprio con l'illuminazione e l'adozione di telecamere. Quindi coincide quello che diceva dello studio americano? Beh, diciamo che è necessario in questo momento cercare di essere il più vicino possibile ai cittadini. Abbiamo necessità di farli percepire la sicurezza, se non direttamente, almeno indirettamente. L'ideale sarebbe poter avere in ogni strada, in ogni angolo della città, una persona in divisa, ma mi rendo conto che questo è purtroppo oggi una situazione difficile da poter realizzare. Quindi passiamo a dei mezzi di conforto, tra virgolette, indiretti, come sono il potenziamento dell'illuminazione e il potenziamento della videosorveglianza. Noi l'abbiamo voluto fare partendo da quelle che riteniamo le zone più a rischio, i plessi scolastici, dove i nostri figli, i nostri bambini frequentano gli istituti scolastici e vogliamo che li frequentino in una totale sicurezza. Condivido con il collega Di Primio che la sensazione di sicurezza passi attraverso tanti fattori, tra cui anche la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini. Il fatto di potenziare la rete dell'illuminazione può sembrare una cosa scontata e banale, ma in realtà va in questa direzione qui. Però ciò che oggi il cittadino avverte purtroppo in una maniera anche enfatizzata rispetto al passato, complice anche i nuovi mezzi di diffusione delle notizie. Io condivido con il questore quando dice che effettivamente, dati alla mano, i reati diminuiscono, ma probabilmente la percezione di insicurezza aumenta a seconda di quelle che sono le vie di diffusione delle informazioni a volte distorte, che oggi purtroppo campeggiano sistematicamente attraverso i social network. Ma probabilmente l'insoddisfazione maggiore da parte dei cittadini, ma anche ovviamente degli amministratori, è vedere che passa a volte un segnale sbagliato, ossia il fatto che le forze di polizia tanto si impegnano con sacrifici a volte in mani, dovendo far fronte a mille difficoltà per assicurare alla giustizia i delinquenti, e poi ritrovarsi di nuovo in circolazione di lì a qualche giorno davvero è un segnale negativo che va purtroppo combattuto. Io mi rendo conto delle problematiche che ci sono in Italia, dal sovraffollamento delle carceri ai problemi delle forze di polizia, però se vogliamo risolvere questo problema c'è bisogno comunque di lavorare tutti quanti insieme a 360 gradi per fare in modo che delle situazioni che purtroppo hanno rappresentato degli elementi negativi del passato non abbiamo più a ripetersi in futuro. Oggi dobbiamo capire, e questo va fatto capire ai cittadini, che le migliori sentinelle del territorio sono i cittadini stessi. Avere una partecipazione attiva, il cosiddetto consenso di cittadinanza attiva, è fondamentale. Vedere una situazione anomala e immediatamente segnalarla alle forze di polizia credo che sia la base per poter attivare tutta una serie di controlli preventivi e repressivi di cui oggi stiamo parlando e di cui tanto i nostri territori hanno bisogno.
Noi abbiamo fatto un'intervista proprio al comandante dei Vigili Urbani di Montesilvano, perché in questo progetto, che è stato finanziato anche con dei fondi europei, c'è stato un potenziamento. Si parla molto spesso di come la tecnologia possa in qualche modo soddisfare quello che ovviamente per questioni di numero e anche di deficit, perché sappiamo benissimo i tagli che sono stati compiuti, perciò anche le difficoltà che le forze dell'ordine hanno, perché sono stati anche depauperati di tantissimi fondi, quello che può fare. In questo progetto si parla di telecamere, si parla di un centro di controllo che sarà proprio quello dei vigili urbani, e soprattutto facciamo un quadro anche di quella che è l'interazione con i cittadini, perché adesso l'ha detto il sindaco Maragno, si chiede anche il contributo dei cittadini, segnalare e far presente alle forze dell'ordine. Molto spesso è successo anche che dopo segnalazioni siano stati arrestati dei personaggi. Nell'ultima settimana è successo proprio per una macchina con dentro due donne, e dentro c'erano proprio arnesi da scasso, perciò insomma si chiede sempre di più la partecipazione dei cittadini. Vediamo l'intervista al comandante Annalisa Marsiglia in questa intervista. Si parla di collaborazione con le forze dell'ordine, si parla di un ruolo centrale della Polizia Municipale che avrà il controllo su queste telecamere. In questo senso come cambierà il lavoro? Ma diciamo che noi abbiamo già le telecamere che sono già installate. Nel caso dei nuovi progetti avremo un potenziamento del numero delle telecamere che saranno posizionate davanti alle scuole, e quindi avremo una possibilità di controllare meglio tutti i possibili atti vandalici che si potranno perpetrare nei confronti delle scuole. In più, immagino che l'amministrazione in questo farà idonea pubblicità, i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni che rilevano sul territorio. Fino ad oggi, prima del piano per l'installazione di tutti gli strumenti per la sicurezza, qual era la preoccupazione dei cittadini? Come si rivolgevano alle forze dell'ordine? Allora, venivano, comunicavano la problematica, ma mancava forse quella tecnologia utile a risolvere in certe situazioni i problemi. Oggi questa tecnologia c'è, e quindi in qualche modo, non dico tutte, ma molte delle segnalazioni possono essere risolte. Si parla spesso del problema delle forze dell'ordine in merito a numero di personale e anche fondi. In questo caso la tecnologia aiuterà ad un intervento in qualche modo più pronto e toglierà qualche problema? Diciamo, come dice anche il titolo del convegno, Occhi su Montesilvano, avremo degli occhi più su Montesilvano, proprio perché purtroppo le forze dell'ordine sono sempre in più numero esiguo, e di conseguenza avere un aiuto dalla tecnologia sicuramente può aiutare molto. A Pescara ieri è stato presentato un altro progetto, ovviamente questo è un periodo da un lato sensibile perché sotto le festività purtroppo molto spesso avvengono dei numeri maggiori di furti, le persone escono, hanno insomma più possibilità di trovarsi per le strade. Dall'altro però abbiamo cercato di fare anche un quadro di quella che è la situazione, ne abbiamo parlato prima. Prima si parlava di quella che era la movida nel corso che si trovava nella parte vecchia di Pescara, perciò Corso Mantonera, la zona presidiata. Noi siamo stati una notte intera con le forze dell'ordine, c'era anche il questore, proprio perché c'erano stati dei casi, qua si parla proprio del bullismo, il knockout game in quel caso aveva impaurito, le forze dell'ordine decidono di dare un segnale molto forte, fanno 4 weekend ad alto impatto, dispiegamento di tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia in borghese, si va a parlare anche con quelli che sono gli esercenti per sentire un po' qual è la preoccupazione, quello che loro riescono a notare. Questo era il maggio 2014, perciò questo era il quadro fino a un certo periodo a Pescara. Adesso invece si sente sempre più parlare di Piazza Muzzi, è stata molto spesso al centro delle polemiche, c'è stato un come si suol dire, all'interno della città viene ridisegnata, perciò viene fatto un arredo urbano nuovo, viene ridata vita alla città per utilizzare una zona che prima magari era più abbandonata. Questa zona in questo momento diventa in qualche modo un luogo di movida e purtroppo crea anche delle difficoltà.
Ma la geografia del divertimento a confini mobili è piuttosto elastici, per cui è vero quello che lei diceva a proposito del fatto che per esempio su Pescara l'epicentro della Movida non è più Pescara Vecchia, ma si è trasferito nella zona antistante, adiacente il mercato coperto di Piazza Muzzi. Questo per via della ristrutturazione del mercato, per via delle pedonalizzazioni, per via del fatto che probabilmente insomma, questi appunto sono confini mobili, dunque la moda cambia rapidamente. Si tratta dunque di fronteggiare un fenomeno nuovo con proporzioni enormi in un pezzo di città che è fortemente antropizzato, con una popolazione residente che ha anche un'età media più elevata che altrove. E dunque abbiamo necessariamente dovuto mettere su un sistema il più possibile integrato di controllo, certamente di concerto come sempre accade con le forze dell'ordine che sono naturalmente sempre disponibili, anche perché in questo momento le difficoltà sono di tutte le istituzioni e dunque le istituzioni hanno inevitabilmente necessità di mettersi insieme per fare massa critica. Oltre a questo abbiamo fatto ricorso agli strumenti, diciamo, che l'ordinamento conferisce al sindaco, quindi limitazione degli orari di apertura e chiusura, immediata pulizia delle zone, diciamo, oggetto della Movida. Io ricordo anni fa un soggiorno così in Spagna, che è un luogo, la Movida non a caso è un termine spagnolo, ecco, mi ricordo anche questi getti con l'idrante molto energici che insomma sono un segnale abbastanza chiaro che insomma la festa è finita. E poi c'è sempre necessaria la collaborazione da parte dell'utenza, da parte della cittadinanza, perché noi certamente facciamo sforzi, continueremo a farli per migliorare sempre di più la presenza visibile delle divise che hanno sempre una efficacia deterrente, però bisogna anche, come dire, chiedere collaborazione alla cittadinanza, perché certi comportamenti sono davvero davvero molto poco urbani. Con gli strumenti che noi abbiamo, tutti i telefonini eccetera, quotidianamente o quasi si ricevono foto di insomma condotte non proprio consone ad un decoro urbano, con cori da stadio nelle ore notturne, bisognini per strada e potrei continuare. Quindi in questo senso io credo che il decoro è una cosa che riguarda tutti, non è di una parte, è di appunto una comunità. E poi vorrei aggiungere un passaggio, perché sono assolutamente d'accordo con quello che è emerso, d'altronde è sempre utile confrontarsi fra sindaci perché si affrontano, sia pure in territori diversi, problematiche analoghe, cioè l'idea che la sicurezza sia un comparto integrato. Si diceva l'illuminazione, ma io potrei citare quella vecchia storia della teoria della finestra rotta, cioè l'idea che un luogo in cui il decoro è evidente, in cui non ci siano finestre rotte, ecco, che sfavorisce il fatto di romperne di ulteriori. E quindi tu ti rendi conto come appunto la qualità urbana di un ambiente è importante anche per i profili della sicurezza, e su questo naturalmente stiamo lavorando, chiedendo però collaborazione. In realtà noi abbiamo fatto un'intervista approfondita al comandante dei vigili urbani di Pescara, Carlo Maggitti. Perché? Perché ci sono davvero dei protocolli messi in pratica dal comune di Pescara, come dispiegamento di forze dell'ordine, come localizzazione, come orari, e questo ti fa capire anche in qualche modo che è ben chiaro per il comune di Pescara qual è la situazione, quali sono le zone e qual è il tipo di problema. E questo da un lato fa vedere che c'è un grande impegno, dall'altro anche quanta fatica ci sia per seguire tutta una città. Vediamo tutto nell'intervista di Paolo Renzetti. Comandante, oltre al controllo delle strade c'è anche il controllo del territorio. Con le altre forze dell'ordine voi fate anche attività diciamo di pubblica sicurezza. Qual è la situazione a Pescara, perché si parla tanto di forze armate, arriverà anche l'esercito per il controllo dell'aeroporto, c'è maggiore presenza però di agenti in città e questo è visibile? Assolutamente sì, voglio dire che è una delle situazioni che ormai tanto tempo fa, quando sono arrivato a Pescara, avevo trovato era quello un po' di corpi a parte tra Polizia Municipale e altri corpi per vicissitudini e pregresse. Ad oggi da parecchio noi collaboriamo come parte imprescindibile in quelli che sono i dispositivi di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica, non soltanto da sempre lo facciamo ad esempio sul sabato sera per quanto riguarda il presidio a Via delle Caserme con le forze dell'ordine, adesso anche
sia da soli sia congiuntamente il serale del venerdì e del sabato su Piazza Muzzi, ma in seguito a ciò che è accaduto e ovviamente ciascuno per le proprie competenze, è accaduto purtroppo in Francia e quindi vicino a noi, si è optato per un dispositivo di controlli anche su quelle che sono le auto in entrata e eventualmente in uscita dalla città. Noi come forza di polizia stradale, quindi polizia municipale che esegue controlli al codice della strada, solitamente assicuriamo la presenza in un quadrante orario che va dalle 9 alle 19 in talune zone della città con 1/2 mezzi e operatori che per la loro sicurezza sono dotati anche di giubbotti antiproiettile e che fanno posti di controllo. Li possiamo vedere solitamente in Piazza della Marina piuttosto che qui in Piazza Italia, sulla Tiburtina, quindi all'ingresso della città della Tiburtina, nonché a Piazza Santa Filomena. Lì c'è una maggiore visibilità, salvo che ovviamente stiamo cercando sempre e comunque altre forme di collaborazione, vedi case popolari, vedi qualsiasi situazione di degrado cittadino imponga il nostro intervento. E lui ha citato proprio quello che era una delle ultime operazioni, che era quella di Rancitelli, perché Pescara dà molto da fare, nel senso le forze dell'ordine si trovano a gestire diverse cose. Da un lato l'ultima notizia è anche quella della chiusura di un locale per 90 giorni per lo spaccio, e non era neanche la prima volta. Quindi voi in realtà conoscete questo fenomeno, che è un po' quello che diceva prima, li ritrovi liberi, poi magari si accumula la pena ma intanto ne fanno altre. Allora guardi, su Pescara da anni ormai, dal 2010, esiste un tavolo tecnico dove si incontrano tutte le forze dell'ordine, polizia municipale, anche assessori del comune, che partecipano attivamente alla sicurezza della città. Quindi non siamo corpi separati ma siamo un tutt'uno, si lavora insieme, anche perché oggi per fare sicurezza in città bisogna fare squadra. E non sarò certo io a dividere questa cosa, anzi l'ho voluto io fortemente, perché ritengo che solo in questo modo riusciremo a risolvere molti problemi. A Pescara si è impegnato non su un fronte, su tantissimi fronti, perché dovete tenere presente che all'Aquila non si protesta più, tutte le proteste, quindi tutte le manifestazioni di ordine pubblico si tengono su Pescara e lì impieghiamo personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale. A volte partecipa anche in alcuni eventi più importanti la Guardia di Finanza e per le partite anche il Corpo Forestale. Nella polizia penitenziaria siamo riusciti a coinvolgere tutti quanti. Poi abbiamo i controlli, il servizio normale di volante, dove vengono impiegate la maggior parte del personale, dove viene impiegata la maggior parte del personale. Poi abbiamo i servizi straordinari di controllo del territorio che vengono fatti nelle zone di Fontanelle, Rancitelli, San Donato e Zanni, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine e Montesilvano. Poi abbiamo tutta la serie di controlli amministrativi. Il Zubar in questi giorni vedo anche su Facebook ci scrivono contro, ne ho letto uno stamattina, questi cretini in divisa che vanno cercando la droga è dappertutto, perché andate allo Zubar, fatevi i fatti vostri. Con i commenti che sono usciti. Sì, che sono usciti. Un altro mi scrive, l'abbiamo letto alle 13, ma io sono andato allo Zubar, mi sono fatto due botte di MD di acido, quindi che c'è di male? Questa è la sensazione pubblicamente di quello che dicono. Ed è una cosa grave, perché se c'è questa coscienza sociale in giro, che uno va in un locale e si deve sballare, e alcuni titolari dicono quando si sente quella musica bisogna per forza farsi. Qua siamo un pochettino fuori dal mondo, insomma, si è perso il senso della realtà. Lo sforzo che si fa su Pescara è notevole in tutti i settori. Poi non è solo di pescaresi, perché poi ricordiamo che vengono anche da fuori. A Pescara ogni sera, ogni sabato, venerdì, sabato e domenica ci sono soltanto tra le due zone quasi 20.000 persone. Noi facciamo uno sforzo notevole. Tenete presente che il personale poi c'è il sabato la partita, la domenica le partite di calcetto, di pallacanestro, di pallavolo. Ma noi siamo quelli, siamo sempre gli stessi, che ci spostiamo da una parte all'altra. Quindi il lavoro che si fa sul territorio da parte di tutti, dalla Polizia di Stato, tutta le forze dell'ordine, con anche le associazioni di volontariato, partecipano tutti quanti, è un lavoro duro e pesante. Noi riteniamo più di questo che stiamo facendo non si può fare sicuramente.
ci stiamo attrezzando da un punto di vista tecnico. Abbiamo fatto un accordo proprio col sindaco, come mi ha chiamato oggi, perché tutta la videosorveglianza di Pescara va in remoto. Da breve, grazie all'amministrazione comunale, le avremo in questura e avremo modo di controllare tutte le zone della città in maniera diretta ed immediata, perché è importante vedere nell'immediatezza, non che lo vada a vedere dopo due giorni. Questo è un dato importante. Stiamo facendo dei salti di qualità sulle autovetture, perché stiamo attrezzando il reparto prevenzione crimine, già ce l'ha e si muove su tutto il territorio nazionale. Noi per Pescara stiamo provvedendo all'installazione già del tablet sulle macchine, in modo tale che la macchina diventi una sala operativa che viaggia, e a breve avremo un altro sistema che appena sarà approvato, ve ne parlerò in seguito, ma è un salto di qualità ancora più importante. Si è parlato di integrazione di forze dell'ordine per cercare di ovviare un po' al problema che era quello della scarsità del personale. Adesso invece la domanda va a tutti e tre i sindaci. Pescara, Chieti viene chiamata l'area metropolitana. In realtà i tre sindaci hanno mai pensato ad avere una visione d'insieme, visto e considerato che è un'area che viene considerata unica? No, credo, non ancora l'abbiamo fatto, ma credo sia un passaggio quasi obbligato. Notoriamente io sono tra i meno appassionati alla bugia giuridica della città metropolitana, perché non può esistere giuridicamente, non esiste. Però sono uno tra i più grossi sostenitori invece dell'idea che Chieti, Pescara, Montesilvano, Francavilla, ma tutte quelle città e quelle comunità che possono essere ascritte a questa grande conurbazione urbana che è l'area Chieti-Pescara, debbano dialogare per far sì che i servizi siano per davvero a servizio dei cittadini. Vale per la sicurezza, vale per la sanità, vale per i trasporti. Basterebbe sedersi intorno a un tavolo e non tirare l'acqua a questo o a quel campanile per migliorare le condizioni di chi opera, per aumentare i servizi anche non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi in favore dei cittadini, e io credo che sia uno degli obiettivi che al più presto tutti insieme dobbiamo tentare di raggiungere. L'area metropolitana può essere nei fatti, indipendentemente da quella che sarà il nome giuridico o la qualificazione. Già oggi la legge ci consente, la normativa di settore ci consente di mettere in condivisione dei servizi, tra cui il servizio di polizia municipale. Durante il servizio poco fa con il collega Di Primio ci chiedevamo quanti vigili aveva il rispettivo comune e ci siamo resi conto che ciascuno di noi ha dei numeri davvero risicati, per non dire ridicoli, per quanto riguarda i numeri delle forze della Polizia Municipale. Già condividere il servizio di vigilanza urbana tra i diversi comuni potrebbe essere già un obiettivo facilmente realizzabile, indipendentemente da quella che possa essere la comunione della grande area metropolitana. Solamente così, facendo sinergia, si possono affrontare coralmente i problemi. Rendiamoci conto che ancora ad oggi noi abbiamo ordinanze che disciplinano anche situazioni pressoché banali, come può essere la dotazione dei pneumatici invernali, che varia da città a città, quando tranquillamente e quotidianamente passiamo decine di volte da un comune all'altro e ci troviamo di fronte a rispettare delle ordinanze completamente diversificate. Sarebbe il caso, auspico che sia il caso, anche di cominciare a fare una programmazione in questo senso, metterci a un tavolo e partire dalla priorità per cercare una risoluzione comune. Sicuramente questa è una frontiera a cui noi non possiamo non tendere, un po' per le ragioni cui accennavo prima, cioè che le istituzioni un po', come dire, arrugginite di oggi devono fare massa critica. L'area metropolitana è, come dire, spesso oggetto di convegni, però è una realtà oggettiva, perché insomma in questo fazzoletto di terra più o meno c'è un terzo della popolazione abruzzese rispetto, no, all'estensione territoriale della nostra regione, e dunque questa è anche un po' una sfida che noi, nuova generazione di amministratori, dobbiamo raccogliere, e per la verità iniziamo a raccogliere con riferimento ad alcuni servizi specifici, perché è chiaro che in un ambito così ristretto ci sono esigenze analoghe, affini fra, diciamo, da Francavilla, diciamo,
Città Sant'Angelo e poi l'interno, Pescara, Chieti. Bisogna essere in grado di superare una logica, quella del campanile, che oggi ha un costo non più sostenibile, e questa è la sfida che, insomma, in qualche modo alla quale siamo chiamati. No, io voglio aggiungere soltanto che forse la questura, che non ha questi problemi così pressanti di interferire con l'altro comune, ha già adottato già da diverso tempo un'ordinanza, io faccio un'ordinanza metropolitana che riguarda Pescara e Chieti provincia, soprattutto Francavilla, quando ho a disposizione il personale del reparto prevenzione crimine che va a operare su Francavilla. Non mi sembra logico che su Francavilla si cambi il canale radio e si parli con Chieti, poi arriva a San Silvestro, cambia canale e ripassa su Pescara, quindi facciamo... No, però su questo posso raccontare un episodio personale, per dare conforto a quello che diceva il questore, ma che è un problema reale. Io mi trovavo una sera a Francavilla, scatta l'allarme a casa mia a Chieti, chiamo il 112 prima e mi risponde Pescara, chiamo il 113 e mi risponde Pescara, perché il prefisso telefonico di Francavilla è 085 e quindi automaticamente mi giravano sulla questura. Sono dovuto arrivare a Torrevecchia per poter parlare con la questura di Chieti per mandare qualcuno a casa mia. Quindi c'è questo problema che va risolto ed è una banalità, ma è una grave carenza quando parliamo soprattutto di sicurezza. Ecco, questo noi l'abbiamo superato subito, perché facciamo un'ordinanza unica, io e il questore di Chieti, che vale per tutti i reparti e si parla su un unico canale, per cui, ed fu un fatto che poi accadde proprio in quei giorni, dei rapinatori che operarono prima su Francavilla e poi si spostarono su Pescara e poi li abbiamo presi a Luna. Però si operava insieme, non si può pensare di cambiare canale arrivati a San Silvestro, insomma, questo è il punto focale. Quindi l'ordinanza metropolitana è stata sperimentata, forse la prima in Italia, ma l'abbiamo fatta. Cioè. Io proprio in chiusura volevo chiedere proprio al questore di Pescara quello che può essere un appello ai cittadini. Si è parlato dell'allarmismo che non è giustificato, della paura che circola. Questo è un periodo dove da un lato si teme, perché ovviamente ci sono continuamente notizie del terrorismo, dell'Europa in pericolo, dell'Italia fra gli obiettivi, dall'altro perché ci sono dei crimini che sono più che altro sì nei periodi di vacanza, aumentano per chi si sposta, le case che sono vuote, perché ci sono degli orari che sono prevedibili quando si esce, si va a fare delle cose, perciò quello che può essere un messaggio ai cittadini che vivono questa quotidianità. Allora, il messaggio ai cittadini, io sono anni che lo dico e devo dire con grande, veramente grande soddisfazione, l'ho ribadito qualche giorno fa in occasione, mi pare, di un incontro dove, tenete presente, io ascolto la radio, la nostra radio, continuamente, sono sempre fuori, ascolto, e in una mattinata sola non so quante telefonate sono arrivate da parte dei cittadini per segnalarci eventi, non il fatto che stessero subendo qualcosa, per segnalarci eventi. E questo forse penso sia la cosa più importante, far sì che il cittadino si senta partecipe della sicurezza propria e degli altri. Racconto anche l'episodio che mi è piaciuto tantissimo, perché all'interno di un'abitazione un signore sale, riesce ad entrare, suona un campanello e la signora che è dentro guarda, non apre, seguendo molti consigli che abbiamo dato di non aprire. Di fronte abita una persona più anziana, la quale hanno suonato e ha aperto, e quello signore è entrato, ci ha chiamato immediatamente. È stata una cosa veramente partecipare alla sicurezza della vicina di casa. Questo ci ha permesso di arrivare sul posto, poi non era nulla di che, come ce ne sono tanti di segnalazioni non delinquenziali. Meglio 100 segnalazioni non vere, ma almeno se in queste 100 ce ne sono due buone, le riusciamo a prendere sul fatto. Devo dire che ci sono tanti altri episodi in cui i cittadini si rendono partecipi attivi al sistema sicurezza, e questo è quello che dico io, si devono sentire sentinelle sul territorio. Solo in questo modo, creando una grande coscienza sociale, riusciremo con l'impegno nostro degli enti locali forse a migliorare il nostro tenore di vita. Quindi si unisce anche a quello che è stato il messaggio del comandante dei Carabinieri Chieti, di non aprire la porta, di essere anche occhi, come diceva il sindaco di Montesilvano, per la città, di segnalare. Questo è un appello che viene allargato un po' da tutte le forze dell'ordine, soprattutto per la sicurezza del buon vicinato. Questo, ci si punta molto a questo, cercare di rendere tutti responsabili anche di quello che succede nel proprio palazzo, nella propria casa. Ma questo è un po' in tutti i settori, il fenomeno che
Pescara è molto diffuso il fenomeno dell'occupazione delle case abusive. Oggi i condomini chiamano e dicono ci stanno sfondando la porta e noi andiamo e facciamo vedere che interveniamo subito. E devo dire che i tempi di intervento su Pescara, se le macchine non sono impegnate, sono di 1 o 2 minuti. Per cui ogni macchina nella sua zona raggiunge, sono degli ottimi conoscitori del territorio, quindi ci muoviamo bene e cerchiamo di dare una risposta a tutti. Allora io ringrazio tantissimo gli ospiti che sono stati con noi, ringrazio il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, grazie di essere stato con noi, buonasera. Al sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, buonasera, arrivederci. Al sindaco Umberto Di Primio di Chieti, grazie. E al questore di Pescara Paolo Passamonti, grazie a tutti di essere stati con noi e grazie per l'attenzione.